Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi sono in una posizione leggermente diversa dal solito perché purtroppo mi si è rotta la videocamera e quindi sto filmando con il tablet, mi sono appoggiata sul tavolo e quindi la posizione è un pochino diversa. Vi chiedo scusa perché la qualità forse non sarà delle migliori, soprattutto quella dell'audio, ma finché non mi comprerò una nuova telecamera mi dovrò un pochino adattare. Comunque, insomma, a breve cercherò di risolvere il problema. In questo video però io volevo farvi vedere un regalo che abbiamo ricevuto io e il mio compagno e che ho reputato veramente originale. La persona che ce lo ha regalato ha avuto un'idea, secondo me, fuori dal comune, molto originale e soprattutto è una cosa che ha creato lei in qualche modo. E quindi io ho pensato subito, appena ho visto questo regalo, di fare il video per farvi vedere appunto che cosa ha pensato. E mi sto riferendo allo scrigno della colazione. È questo bauletto tutto colorato che intanto è bellissimo, ha anche le sue maniglie, quindi una cosa veramente sofisticata ed è una bellissima scatola, un bellissimo baule, anche soltanto guardandolo così dall'esterno, perché è veramente stupendo, secondo me. Questo bauletto contiene tutti i prodotti che di solito si mangiano a colazione. È stato pensato per i viaggi, quindi portarsi dietro lo scrigno della colazione, quindi questo bauletto con tutti i prodotti appunto che si mangiano al mattino, ma ovviamente si può anche utilizzare e consumare a casa. Io volevo farvi vedere il contenuto, ma prima di farvi vedere il contenuto voglio farvi vedere l'idea di questa persona proprio anche nelle sue particolarità. Quindi tutti i particolari che lei ha creato. Intanto qui ci sono tutti i prodotti e poi ve li farò vedere uno per uno. Quello che volevo farvi vedere era proprio l'etichetta con scritto lo scrigno della colazione che lei è andata a creare. Qui all'interno del coperchio c'è questa etichetta che lei è andata a creare, ha scritto lo scrigno della colazione con la tazzina di caffè. Quindi anche questi particolari secondo me sono veramente bellissimi e originali. Adesso però vediamo che cosa contiene questo scrigno della colazione. Partiamo dalla cosa più classica che sono le bustine di cappuccino Nescafè. Queste io tutte le mattine le utilizzo, a volte compro le bustine così, altre volte magari compro il barattolo un po' più grande, però il cappuccino Nescafè è veramente una cosa che ogni mattina fa parte della mia colazione. È molto difficile che io non beva il cappuccino. Quindi ovviamente queste sono super gradite. Poi un altro prodotto veramente super gradito perché io abitualmente lo consumo, diciamo che quando non bevo il cappuccino di solito lo alterno con una cosa di questo genere, sono le bustine sempre della Nescafè di Ginseng. È veramente buonissimo. Questo mi è capitato di berlo magari anche durante il giorno, magari un pomeriggio, se mi viene un pochino di voglia di qualcosa di goloso, di solito io mi faccio magari una bustina di Ginseng, però anche a colazione devo dire che mi piace moltissimo. E qui abbiamo un sacco di bustine, quindi anche questo assolutamente mi rende felice. Poi questa persona ha pensato proprio a tutto perché ci sono anche le tazzine da caffè, quelle usa e getta, e anche dei bicchieri di carta che possono sempre essere utili comunque quando si fa colazione, perché magari volete bere un po' di succo di frutta o semplicemente il cappuccino magari ve lo fate in uno di questi bicchieri. Ha pensato veramente ad ogni particolare. Poi naturalmente non può mancare lo zucchero, quindi in questo bicchiere ci sono delle bustine di zucchero e ci sono anche questi bastoncini di plastica, quelli che servono per girare il cappuccino e il caffè quando magari lo prendete alle macchinette. E quindi ci sono anche questi. Questo per dire che è una colazione che si può fare anche se siete in giro, perché comunque basta avere la bustina di ginseng o di cappuccino, un pochino d'acqua, avete lo zucchero, avete anche il bastoncino per girarlo con il bicchiere, quindi assolutamente uno scrigno che si può portare tranquillamente in viaggio. Poi andiamo avanti perché questo scrigno è veramente pieno di prodotti, quindi non è finita qua. Ci sono due tortine con carote e mandorle che sono veramente ottime, io queste ogni tanto le compro. Poi qui dentro ci sono due confezioni di Ringo, questi sono biscotti buonissimi. Io di solito non li mangio a colazione questi, ma magari come snack o magari dopo pranzo, dopo cena, se ho voglia di qualcosa di dolce, ma che sia un pochino più leggero, un pochino più veloce, mi è già capitato di mangiare anche un biscotto di questo genere, quindi sono felicissima che abbia inserito anche questi. Poi qui ci sono due barrette ai cereali, quelle con riso soffiato e frutta secca.
e sono veramente buonissime anche queste. Poi per noi genovesi assolutamente non può mancare la focaccia, quindi ci sono due confezioni di focaccelle Mulino Bianco. Noi la focaccia in realtà la mangiamo a tutte le ore, a colazione, a metà mattina, a metà pomeriggio, addirittura forse qualcuno la mangia anche di sera, però è comunque una di quelle cose che fa parte della nostra alimentazione e quando si tratta di mangiare un pezzo di focaccia difficilmente ci poniamo il problema dell'orario. Però in questo caso, visto che è nello scrigno della colazione, io vi posso dire che qualche volta la associo al cappuccino, quindi un pezzo di focaccia col cappuccino è una di quelle cose che per me assolutamente è un'ottima colazione. Poi 200 ml di latte parzialmente scremato, di quello che si può conservare a temperatura ambiente. Poi due confezioni di fette biscottate, anche queste molto spesso fanno parte della mia colazione. E naturalmente con le fette biscottate non può mancare la marmellata e abbiamo anche le monodosi di marmellata della Zueg. Questa è alle ciliegie. Poi c'è anche quella alle albicocche, alle pesche. Poi abbiamo addirittura due confezioni di marmellata light dell'Aero e questa è alla fragola. Poi abbiamo anche due prodotti per una colazione all'americana, ossia i pancake. Anche questi devo dire che sono molto graditi. Poi un prodotto che io sinceramente non ho mai assaggiato sono i fruttini, questi qua, il fruttino della Zueg. Questi sono alla mela cotogna, io non li ho mai provati, devo dire che non so neanche bene cosa aspettarmi, però non vedo l'ora di assaggiarli perché comunque devo dire che mi ispirano. E poi per finire abbiamo due confezioni di cereali. La prima confezione è di questi cereali della Kellogg's Extra. Questi sono cereali integrali e abbiamo fiocchi d'avena, di frumento e poi mora, lampone e ribes rosso. Quindi questi sono buonissimi. Io di solito li mangio magari associati allo yogurt, ma veramente sono una cosa ottima. E poi invece l'altra confezione sono cereali bio con avena, cocco e frutti di bosco. Quindi direi che questo scrigno della colazione è veramente ricchissimo di prodotti. Ci sono tantissime cose che sono ottime per la colazione e soprattutto mi piace tantissimo l'idea. Proprio questo bauletto pieno di prodotti, io l'ho trovato un regalo originalissimo. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, che vi sia piaciuto, che vi abbia magari anche dato un'idea regalo, perché secondo me queste sono anche delle idee regalo che si possono poi utilizzare magari per delle occasioni, un compleanno, Natale, che comunque fra qualche mese arriverà, e credo che sia sicuramente una cosa che potrebbe stupire per l'originalità. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.